Guarda, se io dovessi dare un giudizio sul mondo del lavoro oggi, proprio è completamente cambiato. La classe operaia non è più, secondo me, non è più rappresentata da nessuno. È più sfruttata oggi che 20 anni fa. Perché oggi va a lavorare, domani mattina ti dice va a casa, non c'è nessuno che ti copre più, che né a livello politico è rimasto un po' di sindacato, dove il sindacato esiste, perché ne è rimasto poco in giro. La classe operaia è tornata indietro, secondo il mio punto di vista. Io lavoravo in fonderia, formatore a mano. L'officina normalmente era composta sempre con 500 dipendenti. C'erano 7 reparti: fonderia, meccanica, carpenteria, ferroviaria, magazzini, insomma, servizi vari. Era organizzata con questo sistema. Io facevo il tornitore, tornivo le sale, le ruote. Dalle 7 alle 12 e dall'1 e mezza alle 4 e tre quarti c'era un quarto d'ora di pausa per la colazione. La giornata tipica più o meno era questa, insomma. Qui un'area di oltre 100.000 metri quadri di terra, era un'officina che veramente durante il periodo bellico della guerra lavorava 3.000 persone, normalmente donne perché giustamente erano impegnati al materiale bellico. E siamo andati avanti fino al 1990, l'ultimo proprietario Alberto Gallinari di Reggio Emilia, e questo veramente era industriale, che anche loro lavoravano nel ferrovie dello Stato, però esclusivamente ferrovie. Arrivato qui, giustamente lui ha detto di concentrare il lavoro soltanto sulle ferrovie. Noi avevamo un marchio mondiale, avanguardia, sui timonieri, sportelloni per il sistema navale. In tutto il mondo. Io sono stato nel Perù, ho visto dei targhetti, ci vedono a Marche che faceva questi servizi nel settore navale. Praticamente anche nel settore ferroviario, io ultimamente come commissione interna, anche come partito comunista a quei tempi, eravamo impegnati anche a livello politico nazionale, con Moretti, con la direzione delle ferrovie. Sull'alta velocità c'è stato diversi convegni, abbiamo partecipato, perché la SCC veniva invitata perché aveva questo ruolo importante, perché giustamente era un'azienda riconosciuta, come ho detto, anche a livello internazionale. Per noi l'emozione, e per noi la sirena era un simbolo proprio, che poi non capisco perché la sirena è stata messa in comune, era sul comune che addirittura a mezzogiorno suonava e poi adesso è sparito tutto, è finito tutto, non si sa che fine ha fatto ancora. E quella lì era, anche adesso faceva piacere sentirla una volta al giorno. Che cosa significa essere un cecchettaro? Mi è commosso. Veramente io quanto passo, io vivo a Montecorso, risiedo a Montecorso, vedendo queste lapidi di questi caduti, come ho detto poco tempo fa, qui si scherzava, dico ragazzi, stiamo attenti a scherzare perché noi stiamo pistando sopra il sangue di questi ragazzi. Non voglio perché, come ho detto, a livello nazionale, a livello addirittura regionale e provinciale eravamo i primi, insomma, eravamo sempre presenti sulle lotte, sugli sviluppi produttivi, insomma. Noi ci interessavamo anche sull'edilizia perché volevamo l'abitazione che doveva rispettare la società futura, non quella passata, però ancora si costruisce senza difesa della vita umana. Noi il discorso che si faceva metà meccanica e metà fiomme era rispetto anche a tutela dei cittadini, perché è così, tutela dell'ambiente, tutela questo qui. Noi facevamo le lotte per tutelare la salute dei dipendenti, ma la salute anche dei quartieri intorno a questa azienda, perché veniva coinvolta nelle polveri. Il dolore oggi che ci stiamo bruciando tutti questi sacrifici che avevamo fatto, queste conquiste, e questo
non è un orgoglio, questo è un dolore, per me è un dolore veramente. Da quelle che mi ho ricordato io, due morti, quelli erano proprio i giorni più brutti, funesti, diciamo. Le battaglie che state fatte all'interno dell'azienda, sui contratti di lavoro, con il sindacato, tutte queste robe qua, insomma. Siamo occupati dell'entrata, insomma, le battaglie state fatte dentro la fabbrica.